Il governo taglia 80 milioni di compensazioni per la TAV in Valle di Susa. Polemiche. Chiesto al ministro Delrio di rimediare. Buonasera dagli studi RAI di Via Verdi a Torino. Il taglio delle compensazioni della TAV in Val di Susa. Parliamo subito di questa notizia. Il taglio è di 80 milioni di euro. È nato un caso politico. Dopo questa delibera del CIPE, dal centrodestra sono arrivate forti critiche e Regione e Comune di Torino hanno chiesto al governo di rispettare gli impegni. Qualche ora fa il ministro Delrio, come riferisce in una nota il presidente Chiamparino, ha assicurato che non c'è alcuna volontà politica di ridurre le compensazioni per la Val di Susa. Per il Movimento 5 Stelle invece bisogna fermare i lavori e non sprecare più nemmeno un euro. Matteo Spicuglia ci fa il punto della situazione. La novità è tra le pieghe della delibera del CIPE pubblicata in Gazzetta Ufficiale. C'è il via libera al progetto definitivo, ma un taglio netto alle compensazioni. 80 milioni in meno, da 112,5 ad appena 32. Era il tesoretto, entrato sempre nel dibattito sull'alta velocità, il denaro che sarebbe finito agli enti locali e in generale allo sviluppo della valle. Un capitolo su cui i sostenitori dell'opera avevano sempre messo la faccia. Adesso però rimangono solo briciole e la decisione del governo brucia ed è già un caso politico. Il presidente della regione Sergio Chiamparino ha chiamato il ministro Graziano Delrio perché i fondi vengano ripristinati. Il governo mantenga gli impegni, dice il sindaco di Torino Piero Fassino. Lo chiedono anche il presidente della società italo-francese Mario Virano, l'assessore regionale trasporti Balocco, il senatore Stefano Esposito del PD. Durissimo. I veri nemici della TAV, dice, non sono in valle, ma negli uffici ministeriali. Così il centrodestra regionale, che con Claudio Porchietto accusa il governo di ambiguità. Compatto il fronte no TAV, le promesse si rivelano per quello che sono, accusa il sindaco di Susa, Sandro Plano. La palla adesso torna a Palazzo Chigi. Ci sarebbe la volontà di risolvere il problema. Si vedrà. L'accordo sulle compensazioni era stato messo nero su bianco nel progetto definitivo. Avrebbero dovuto ammontare al 5% del valore dell'opera. Tutto rimescolato, ma non ancora perduto.